Ciao, sono Alberto, professore di italiano online. Una forma di parlare del futuro in portoghese è usare il verbo ir, seguito da un altro verbo. Depois da aula, vou comer um sanduíche. In italiano, questa costruzione non funziona. Se dico che dopo la lezione vado a mangiare un panino, significa che dopo la lezione andrò in cucina o al bar a mangiare un panino. Il verbo andare indica sempre un movimento. Per parlare di futuro in italiano usiamo essenzialmente due forme. Possiamo usare il presente quando parliamo di un futuro certo, programmato e accompagnato da un marcatore temporale. Per esempio, a ottobre comincio il mio nuovo corso di italiano. Oppure possiamo usare il tempo futuro. Presto comincerò un corso di italiano. Forse domani la zia verrà a visitarci. Però, se usiamo il verbo andare, sto sempre parlando di un movimento.